stata la prima scelta, la grande emozione, cosa ti ha spinto a dire di sì? No, mi spingevo a dire di sì, prima di tutto è la come società, primi. Poi la voglia del direttore di venire a casa, non mi era mai capitato, dico la verità. E questa cosa mi ha spinto veramente a farlo con cuore e con la giusta voglia. Se no, ho scelto un'altra città. Però, ripeto, il direttore, questa società, hanno fatto sacrifici e io li ringrazio singolarmente. Questa squadra e questa città, spero che sia veramente quello che mi è capitato da Arezzo, la stessa cosa. Ho vissuto bene, ho fatto bene, stavo benissimo con tutta la gente. Saranno compagni nuovi, un allenatore nuovo, un tridente nuovo, come pensi di trovarsi? Sicuramente bene, perché come sono fatto caratterialmente mi conosco bene, sono uno socievole, divertente e sempre allegro. Quindi sicuramente mi troverò bene. Poi penso che ho qualche amico come Pinti, come D'Agostino, che ho giocato insieme in nazionale, sono ragazzi eccezionali. Spero di fare lo stesso anche con gli altri. Quanto pesa l'eredità di Iaquinta? Io non ho l'eredità di Iaquinta, cioè Iaquinta è un giocatore che ha vinto il mondiale, quindi penso che non è nessuna eredità. Sicuramente Iaquinta a questa città ha dato una cosa. È arrivato in Champions League, in Coppa UEFA, sono con questa maglia, quindi penso che spero di fare una piccola parte di quello che ha fatto lui. Bene. Puoi fare un saluto al tipo di Friulani? Buone vacanze. Arrivederci e buone vacanze.